Ciao cari amici e ben ritrovati sul canale per questo nuovo video unboxing. Oggi voglio mostrarvi un film italiano, un'edizione estera con audio italiano del film Il ragazzo dal kimono d'oro, un film diciamo d'azione italiano diretto da Fabrizio De Angelis nel 1987. Stiamo parlando di una specie di imitazione del film Karate Kid, che era stato diretto nel 1984, se non sbaglio, dal regista di Rocky, e in questi giorni mi è proprio arrivato l'edizione della 88 Films, appunto, che è acquistabile anche su Amazon, e me appunto è appena arrivato, quindi voglio spacchettarlo insieme a voi, così possiamo darci un'occhiata insieme. Ecco qua, questa è l'edizione appunto della 88 Films, che include anche la slip. Peraltro vedo che soltanto l'Amarai è confezionato, mentre la slip non è confezionata, quindi poteva tranquillamente anche danneggiarsi, va bene. Comunque, dicevamo, questa edizione della 88 Films, che comprende anche l'audio italiano, non ci sono i sottotitoli obbligatori e in più all'interno ci sono anche alcuni contenuti extra che vedremo comunque tra poco insieme. Film, come già detto prima, diretto nell'87, la sceneggiatura e il soggetto scritto da Fabrizio De Angelis insieme a Dardano Sacchetti, e le belle musiche sono di Simon Boswell, che abbiamo anche ascoltato nei vari film come Demoni 2 e La Chiesa. Il primo film personalmente l'ho visto una marea di volte quando ero bambino, ma non ho mai visto tutti i vari seguiti che sono arrivati negli anni successivi, sempre prodotti da De Angelis. Se non sbaglio ne hanno fatti ben 5 di seguiti, sono arrivati al sesto capitolo. In più hanno fatto poi anche una serie televisiva, che anche quella non ho mai visto. Protagonista di questo primo film, che in inglese si chiama Karate Warrior, è Kim Rossi Stewart. Questa edizione è peraltro anche un restauro in 2K dal negativo originale, quindi sono curioso di poterlo vedere in alta definizione dopo tantissimi anni, però adesso direi di dare un'occhiata più da vicino a questa edizione. Diamo quindi un'occhiata dall'alto a questa edizione della 88 Films, del film Il ragazzo dal kimono d'oro. Questa edizione io l'ho acquistata su Amazon grazie a una super promo che è durata davvero pochissimo, l'ho pagata 13 euro. Infatti vi voglio consigliare di iscrivervi al mio canale Telegram, il Dr. Loomis Channel. Lì io posterò le varie promozioni Amazon di tutti questi film import e non solo, così sarete comunque tra i primi ad avere le varie news su queste uscite in promozione. Questa edizione della 88 Films è peraltro anche limitata, in quanto è presente la slip cartonata. Qui abbiamo sulla parte frontale il personaggio principale interpretato da Kim Rossi Stewart, il maestro Kimura, che possiamo dire imiti il maestro Miyagi di Karate Kid. Questo film peraltro ha diversi titoli, oltre al titolo originale italiano, appunto Karate Warriors, ma anche The Golden Kimono è uno dei vari titoli di questa pellicola. Diamo un'occhiata anche alla costina, sempre col titolo inglese, mentre sul retro abbiamo varie immagini del film e le varie informazioni, ovvero sul restauro in 2K dal negativo originale in 35 mm, formato 1.85. Qui abbiamo diversi contenuti speciali che vedremo tra poco tramite i menu. Qui abbiamo le informazioni sull'audio, quindi è presente sia l'audio inglese che quello italiano. I sottotitoli in inglese non sono obbligatori. Durata 85 minuti, stereo 2.0, regione B. Andiamo a togliere la slip e spacchettiamo insieme questa Amarai. Ecco qua, ricordo film diretto da Fabrizio De Angelis, che ha anche diretto Killer Crocodile. Vediamo qui la costina dell'Amarai, vietate minori di 15 anni, e questo invece è il retro. Vediamolo più da vicino. Mentre l'interno abbiamo chiaramente, come tutte le edizioni della 88 Films, abbiamo la copertina reversibile. Ecco qua, con il titolo italiano. Infatti io preferisco quella con
il titolo italiano e quindi lascerò questa. Fa parte appunto della collana The Italian Collection, che in questi mesi si arriccherà di ulteriori film. Vi consiglio di dare un'occhiata anche sul sito di Zavi, perché lì vengono attualmente vendute queste edizioni, oltre che sul sito ufficiale della 88 Films, diversi gialli, ma anche dei poliziotteschi italiani, sicuramente da non perdere. Ecco qua. Allora, questo è il menu, il classico menu verde della 88 Films. Gli extra rilevanti di questa edizione sono tre. La prima è un'intervista con il direttore della fotografia Giuseppe Pinori. È un contenuto extra che dura all'incirca sui 20 minuti e completamente in lingua italiana. Poi abbiamo Cinema of the Underdog, che è un'intervista a Mike Leader. Questo però è in lingua inglese, quindi non in italiano. Mentre il terzo extra invece è Eugenio Ercolani, anche questa in lingua inglese. Bene, questo flash unboxing termina qui, io vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto metteteci pure un like, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Quindi io vi saluto e ci vediamo molto presto per un altro video unboxing. Ciao a tutti!